Nuova protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool di Napoli dopo l'incontro al MISE di questa settimana in cui la multinazionale ha confermato la sua decisione di chiudere il sito. I lavoratori hanno occupato la A1 per chiedere al governo il rispetto degli accordi presi con l'azienda, che sembra irremovibile sulla decisione di abbandonare Napoli. Rosario Rappa, segretario generale della FIUM CGIL di Napoli. Noi abbiamo necessità, da un lato, e metteremo in campo iniziative di lotta per modificare la posizione della Whirlpool, e dall'altro lato c'è la necessità che il governo faccia rispettare l'accordo sottoscritto alla Presidenza del Consiglio. Su questo serviranno iniziative di lotta e noi le metteremo in campo tutte, come è già avvenuto oggi, ma anche nei prossimi giorni. Biagio Trapani, segretario generale FIUM CISL Napoli. Crediamo che ci siano tutti i presupposti per continuare a produrre e rispettare quell'accordo. Il mercato dell'elettrodomestico è completamente cambiato, si è mutato e oggi è più facile costringere la multinazionale a cambiare idea. Antonio Accurzo, segretario generale aggiunto WIM Campania. Noi rivendichiamo soprattutto che il governo non può essere un mediatore in questa vertenza, ma è un garante di un accordo firmato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vogliamo che Draghi, con la sua autorevolezza, entri in questa partita e stia dalla parte dei lavoratori. Siamo stufi di sentire da tanto tempo che non si può fare niente contro le multinazionali. Tanti disagi al traffico. Vincenzo Accurzo, RSU della WILM. Noi conosciamo il disagio che creiamo alle persone, anzi chiediamo scusa per tutte le volte in cui noi creiamo questa problematica anche ai lavoratori. Non vogliamo condizionarli, ma vogliamo far capire l'importanza di dare un messaggio forte, perché la nostra lotta è una lotta che riguarda tutti. Dovremmo tutti quanti scendere insieme e protestare insieme. Lottiamo per il futuro, lottiamo per che il Sud non venga abbandonato.